amiche, cari amici, lettori e lettrici della Voce Alessandrina, qui è il direttore Andrea Antonuccio che vi parla. Benvenuti o bentornati alle storie della Voce Alessandrina. Oggi ospitiamo nei nostri studi di Via Vescovado, al numero 3, Andrea Serra. Andrea Serra è il presidente dell'OFTAL, sezione di Alessandria. E lo abbiamo invitato per fargli qualche domanda e fargli un po' raccontare che cosa sta succedendo dentro all'OFTAL e fuori dall'OFTAL in questo periodo di, non di lockdown, almeno non ancora, ma di difficoltà. E chiedendogli anche prima che cosa è successo, cosa hanno potuto fare, cosa non hanno potuto fare invece durante il lockdown, il primo lockdown. Abbiamo la mascherina, siamo ottimamente distanziati, ognuno di noi ha una propria telecamera nella quale guarda, quindi anche Andrea si rivolgerà a voi a video, e io direi che possiamo cominciare. Dunque, intanto chiedo ad Andrea se è stato a Lourdes quest'anno. Sì, ci sono stato all'inizio di ottobre, sfruttando un weekend piuttosto lungo, sono partito al venerdì e al lunedì ero a casa con l'aereo. È una cosa molto molto particolare, passatemi il termine, impressionante vedere Lourdes completamente vuota. L'unico posto dove si vede ancora della gente, per fortuna, è davanti alla grotta, anche se tenendo sempre le distanze e non potendo più passare sotto la grotta direttamente, però pregare si può pregare tranquillamente. L'OFTAL è stata la prima associazione italiana a organizzare un pellegrinaggio a Lourdes subito dopo il lockdown, è vero, a settembre. Sì, a settembre siamo tornati a Lourdes con un piccolo pellegrinaggio, però era un segno tangibile dell'attaccamento che la nostra associazione ha verso Lourdes e verso la Madonna. Ecco, torniamo alla vostra associazione, all'OFTAL, sia di Alessandria che nazionale. Ma voi qui localmente, durante il lockdown, quando non ci si poteva quasi più muovere, non si poteva più uscire, quando le notizie erano veramente drammatiche e i bisogni aumentavano in maniera esponenziale, ecco, voi come avete pensato di rispondere a tutta questa domanda, a tutto questo bisogno che in qualche modo vi arrivava? Diciamo che la cosa principale che abbiamo cercato di fare è rimanere vicini, anche se lontani, attraverso la preghiera con tutti i nostri associati, con tutte le persone che noi serviamo, tutti i nostri amici. Ci siamo trovati, abbiamo fatto delle novene via Skype, via tutte queste cose moderne. E poi alcuni di noi hanno fatto parte di quel gruppo formato dall'assessore Formaiano, portando a casa la spesa alle persone che non potevano uscire appunto a comprare i generi alimentari perché colpiti dal coronavirus. Ecco, come funzionava? Se ci puoi raccontare brevemente come arrivavano le richieste? Le richieste arrivavano attraverso il CISAC o attraverso il comune. C'era una signora molto molto efficiente che smistava poi tutte queste spese, chiedendo a ognuno di noi, affidando a ognuno di noi una di queste persone che bisognava fare la spesa. E durante la settimana si faceva una spesa per ogni persona una volta alla settimana. Era un modo per rimanere a contatto con queste persone e cercare di aiutarle in qualche modo, ecco. È stata una cosa molto bella, abbiamo conosciuto molte persone ed è stato un modo di condividere questo strano e pericoloso momento. Ecco, Andrea, ma non trovi anche tu che durante il periodo del lockdown, quello più duro, in qualche modo siano emerse le qualità, le capacità, la buona volontà migliore delle persone? Non pensi che sarebbe qualcosa realmente da recuperare anche adesso? Certo, certo. Molte persone si sono rivolte a noi appunto per cercare di aiutare gli altri, anche non avendo paura di quello che potevano andare incontro, appunto affrontando il virus e tutto quello che comportava, anche se noi abbiamo tenuto un regime in massima sicurezza, però
c'era sempre un minimo di rischio andando a trovare queste persone. Certo, perché andavate anche a trovarle e quindi certo, non era soltanto una spesa a domicilio, chiaro, ma era l'inizio di un rapporto. Ti chiedo anche questo, so che, e ne abbiamo dato notizia su Voce, avete in qualche modo, diciamo, inaugurato un pulmino, sì, un pulmino nuovo che si aggiunge già, chiamiamola alla flotta, tra virgolette, in vostra dotazione. Certo. A che cosa servirà questo pulmino e come vi è arrivato? Allora, è arrivato grazie alla generosità della Fondazione Deiana, di cui il figlio del vecchio fondatore di questa fondazione, il signor Deiana, e fa parte dell'OFTA, fa parte del Consiglio. Venendo a conoscenza del fatto che uno dei nostri pulmini ormai aveva raggiunto un gran numero di chilometri ed era un po' malconcio, si è offerto di comprarne uno nuovo. Questi pulmini sono pulmini che servono ad accompagnare le persone che hanno bisogno e che non hanno possibilità perché non possono camminare o hanno altri problemi. Noi li portiamo dove loro hanno bisogno, li portiamo a fare delle visite. Chiaramente non potete entrare in ospedale, li accompagniamo fino all'ingresso e poi vi si vede se è necessario accompagnarli o meno. E poi se si devono fare altre cose, noi ci offriamo volontariamente, in maniera gratuita, al trasporto di queste persone per ogni esigenza che loro possono avere. Ecco, mi permetto di farti una domanda, di interromperti un attimo. Ma il pulmino ha delle spese di manutenzione, ha delle spese di benzina? Anche fare la spesa è un costo. Come sostenete questi costi, queste uscite, pur essendo un'associazione assolutamente no profit? Da dove arrivano i soldi? Arrivano da offerte, da parte di persone che conoscono, ci conoscono, sanno a cosa serve la loro offerta, e anche quando nel periodo pasquale offriamo le uova che potete vedere in tantissimi, le uova di Pasqua che vedete in tantissime vie di Alessandria, con ricavato dalla vendita di queste uova sovvenzioniamo il pulmino, sovvenzioniamo tutte le attività, e quando andremo a Lourdes pagheremo anche i viaggi a persone che non possono permettersi di pagare questo viaggio. Però quest'anno le uova di Pasqua quest'anno non le abbiamo vendute, e per forza cerchiamo di andare avanti con quello che abbiamo, cercando di organizzare delle piccole cose e sperando sempre nell'aiuto delle persone che ci hanno sempre aiutato, e vedo che per fortuna continuano a essere generose, e di queste naturalmente noi le ringraziamo molto. Senti, ma in una parola, in una frase, qual è la differenza tra l'OFTAL e un'altra associazione di volontariato di tanti tipi, come ce ne sono ad Alessandria e in provincia? Qual è la vostra peculiarità? È difficile, però noi cerchiamo di farlo con uno sguardo cristiano, con uno sguardo, con uno spirito, vedendo nel prossimo, può sembrare una frase fatta, ma vedere Gesù, vedere Dio, vedere questo nelle persone sofferenti. Non è facile, però cerchiamo di farlo, cerchiamo anche di avere una preparazione spirituale attraverso i nostri sacerdoti, attraverso dei ritiri che facciamo. Cerchiamo di, non dico che noi siamo migliori, però lo facciamo in questa maniera, in questa ottica leggermente diversa. Bene, e allora l'ultima domanda è d'obbligo. Come si può contribuire, aiutare l'OFTAL, magari una tantum, e anche come si può cominciare a capire se vale la pena coinvolgersi con l'OFTAL di Alessandria? Noi abbiamo bisogno anche di volontari, perché ad esempio adesso il pulmino ce l'abbiamo, purtroppo abbiamo bisogno anche degli autisti, ne abbiamo, ma non sono mai abbastanza, e non solo gli autisti, abbiamo bisogno anche persone che accompagnino l'autista, perché noi non facciamo mai viaggiare chi guida solo con la persona, ma con un accompagnatore, perché può succedere qualsiasi cosa, quindi sono sempre in due, quindi abbiamo bisogno di un autista e di un accompagnatore, e poi naturalmente abbiamo bisogno di
bisogno. Se ci danno delle offerte sono molto molto ben accette, basta telefonare in sede sia per una cosa che per l'altra e avendo fatto il trasferimento di chiamata, perciò qualcuno risponderà sempre e potrà rispondere. Anche chi ha bisogno di un trasporto o di queste cose, basta che telefoni in sede e qualcuno gli risponderà sempre. E allora diamo il numero della sede a questo punto, Presidente. Allora, 0131 44 10 80. L'ultimissima domanda, scaturita da quello che lei ci ha appena raccontato, per fare l'autista sul pulmino, su quello nuovo, su quelli vecchi, occorre una patente particolare? No, perché è un pulmino normale, infatti sono pulmini 9 posti, perciò è come basta la patente della macchina e non c'è nient'altro. Ecco. Noi cerchiamo di spiegargli più o meno in che cosa consiste il nostro servizio. Il nostro servizio è sorriso, il nostro servizio è altruismo, il nostro servizio è disponibilità verso le persone. Tutto lì. E oltre ad aiutare gli altri, qual è il guadagno di chi decide di coinvolgersi con voi? O quantomeno qual è e qual è stato il suo guadagno, Serra? Questa è una cosa che a chiunque lo chiediate vi dirà sempre che si riceve sempre più di quello che si dà. Ed è vero. È vero perché non siamo noi che aiutiamo loro, ma sono loro che aiutano noi. A farci capire quanto è bello condividere con le persone le cose e cercare di essere un braccio, una mano, una gamba di una persona che purtroppo non ha questa capacità. Ed è una cosa molto molto bella. E poi sono loro che insegnano a noi a come vivere la vita in maniera, anche se in queste situazioni difficili, loro riescono sempre a sorridere, loro riescono sempre a dire una parola di conforto, loro a noi, non noi a loro. Ecco, questo è molto interessante. E allora avrei molte, molte domande ancora da fare al Presidente Serra, ma mi fermo qui perché avremo sicuramente modo di incontrarlo ancora. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, i lettori di voce, gli abbonati, le lettrici, le abbonate, e anche quelli che non ci conoscono o ci conoscono poco. Vi invitiamo ad approfondire sul sito www.lavocealessandrina.it chi siamo, cosa facciamo e che cosa scriviamo. Intanto ringrazio Andrea Serra, presidente della sezione alessandrina dell'OFTAL, ringrazio tutti voi ancora e vi saluto e ci vediamo alla prossima intervista delle storie di voce con mascherina e distanza. Grazie ancora, buona giornata a tutti.